Buonasera a tutti. Mi fa piacere che alla scuola normale riviva lo spirito di Aldo Capitini, che quando scoprì la non violenza qui disse che aveva fatto esplodere una bomba, lui e Baglietto. E questa bomba ha difficoltà ancora a fermarsi perché, come vedete, non abbiamo nessun docente della scuola normale che si occupano di altri argomenti. E questa è una mancanza, secondo me, e per fortuna però la scuola normale ha preso l'iniziativa di questi 5 seminari che vogliono invertire questa tendenza. Per avere un rapporto con Capitini ancora più forte, io suggerisco che adesso si legga il ricordo che Norberto Bobbio, dopo Calogero sicuramente l'amico più forte di Capitini, scrive nella sua introduzione Il potere di tutti, ricordando appunto Capitini. Vanna Trevisan legge 2 paginette che ricorda appunto Capitini secondo le parole di Norberto Bobbio. Poi dopo io introdurrò invece un discorso più analitico e più di riflessione, che quindi impegnerà altre attenzioni da parte vostra. Sì. Capitini fu sempre perfettamente consapevole del fatto che il compito che si era assegnato era un compito straordinario. Diceva: bisogna cominciare qui e ora. E solo un amico diligente, consultando le sue carte, sarà in grado di dirci quante e quanto varie furono le sue iniziative, quante persone riuscì a sollecitare, a smuovere con la sua disarmante tenacia. Ma non aveva fretta. Era un uomo paziente e tranquillo, di quella calma durevole che nasce solo dopo che la tempesta è stata superata. Sapeva che l'importante era gettare il seme. Proprio perché il compito era straordinario, bisognava non avere tentennamenti, andare dritti per la strada scelta, senza preoccuparsi delle raccomandazioni benevoli dei saggi o degli scoppi d'ira dei potenti. Ciò che colpiva maggiormente in lui era la sua serafica fermezza. Se non fosse stato così serafico e così fermo, la sua posizione di eretico della religione e della politica sarebbe diventata, presto o tardi, insostenibile. Ciò che colpiva maggiormente in lui è... Scusate. Perché egli non fu al di sopra della mischia, ma dentro, sino al collo. Fu costretto sempre a destreggiarsi tra coloro che volevano blandirlo e coloro che volevano spegnerlo. Ma non si lasciò né blandire né spegnere. Agli uni oppose la sua ragione critica, agli altri la sua fede incrollabile. Lo credevamo un ingenuo e invece lo credevano un ingenuo e invece era soltanto un uomo semplice, di quella semplicità che non esclude l'accortezza. Lo credevano nelle nuvole e invece aveva i piedi saldamente per terra. Nella terra in cui era nato, che aveva percorso a piedi palmo a palmo e di cui conosceva la gente, le piccole storie, il suono delle campane. Difese con ostinazione, con energia, con successo, la propria indipendenza contro tutto. Non aveva ambizioni, ma credeva fermamente nella propria vocazione. Incuteva rispetto, ma non metteva soggezione. Non era mai arcigno né severo, e tantomeno solenne. Anzi, era ilare, disposto a buon umore e naturalmente indulgente verso i difetti altrui. A scorrere le sue pagine non ci si imbatte mai in un'imprecazione o in un'invettiva. Quando dissente, discute. Quando condanna, condanna non l'errante, ma l'errore. Il suo posto fu sempre dalla parte dei dannati della terra. Ma per lui i dannati della terra non erano soltanto gli sfruttati, i poveri, ma tutti i derelitti,
anche i malati, i pazzi, gli storpi, il mendicante sulla scalinata di una chiesa, i disperati cui Bruegel ha dato un volto tragico nella parabola dei ciechi, i morti senza affetto, di cui non è rimasta nemmeno la croce. Si piegò su di essi e cercò di penetrare nel segreto di questa storia di orrori e di follie che le grandi religioni tradizionali hanno capito ma ricoperto e le grandi rivoluzioni si sono illusi di modificare. Era penetrato così a fondo in questa storia da essere convinto che all'uomo di ragione e di fede non fossero restate che due vie: o il rassegnarsi nel dolore senza speranza o il tentare una nuova strada. Capitini percorse la nuova strada con strenuo impegno. Bene, adesso incominciamo quello che può essere definito propriamente un seminario sul pensiero di Capitini, che è un pensiero che richiede attenzione perché ha difficoltà. La mia esposizione vuole offrire una chiave interpretativa, quindi non è un discorso che cercherà di persuadere su qualche cosa piuttosto che su qualcos'altro, perché attualmente non c'è una precisa interpretazione su Capitini. Allora, in questo senso, io voglio introdurre una maniera di introdursi nel pensiero di Capitini. Siccome poi toccherò parecchi elementi di Capitini, e non posso ricordarli tutti quanti, chi abbia qualcosa da chiedere interrompa pure, perché non c'è problema. Come informazione vi dico che ci sono state una serie di analisi sul pensiero di Capitini, tra cui due biografie ragionate, tra cui quelle di Truini e di Altieri sono sicuramente le migliori. Ci sono interpretazioni del suo pensiero al complesso e Bobbio lo considera un profeta religioso politico, altri lo inquadrano nel pensiero filosofico italiano, però in generale dicono che non è un filosofo, anche Bobbio non è di questa idea, secondo gli schemi classici. E poi ci sono varie altre analisi che io le qualifico a seconda del concetto base che prendono per capire questa complessità del pensiero di Capitini. Allora, il concetto base che prendono i più è la compresenza, che d'altra parte Capitini stesso presenta come il suo concetto base, anche nel suo scritto ultimo, attraverso tre quarti di secolo, e a cui dedica uno degli ultimi libri. Altri prendono il concetto dell'apertura, altri dell'amore negli ultimi tempi, altri l'aggiunta e altri non violenza, Truini, lo stesso della biografia precedente, Altieri, io. In effetti Capitini c'ha un lessico vario e ampio di parole nuove in generale, e questo già è una difficoltà nel momento in cui si legge. Scrive molto bene, si segue molto bene, ma di fatto lui usa termini come fanno filosofi e poeti, e quindi in questo senso bisogna capire spesso quali sono le risonanze, le allusioni delle parole che lui dice. Ve ne ho elencate diverse, probabilmente non tutte, ma ho cercato di fare un elenco abbastanza esaustivo, voi vedete che è abbastanza lungo. Il primo problema che quindi gli studiosi hanno è di cercare di risolvere la domanda: qual è un'organizzazione sistematica di tutti questi concetti che Capitini mette avanti? Questa domanda incontra le difficoltà che intanto il suo periodo storico non ha un metodo storico preciso per essere analizzato. Il fascismo ancora incontra notevoli contrasti nell'interpretazione, e il dopoguerra non di meno, per di più il 68 successivo è tuttora inesplorato, cioè inesplorato in termini di analisi, non in termini di memorialistica. Il linguaggio di Capitini è poetico e persuasivo, quindi non è un linguaggio che va a cercare di argomentare o di ragionare su quello che dice. In lui
soprattutto, questa è la difficoltà tremenda per la nostra cultura accademica, religione, politica ed etica si uniscono in un nodo unico, come per Gandhi, e quindi come tale è inattaccabile, oppure settorializzato diventa molto infelice il risultato. La sua posizione filosofica rispetto ai parametri filosofici che abbiamo usualmente non è precisa e sicuramente non porta a un sistema, e ha praticato per di più la nuova idea della non violenza. Lui è il primo in Europa ad avere un atto non violento, uno dei primi in generale a parlare, a scrivere sulla non violenza, prima che questa parola assumesse connotati in maniera più precisa con la non violenza oggettiva di Sharp e la non violenza strutturale di Galtung. Come dicevo, la compresenza su cui lui dice di basarsi è troppo vago per essere. Il migliore tentativo di interpretare il suo pensiero è quello di Bobbio del 75, che però dice che il suo pensiero in generale è indecifrato, quindi pone un problema che tuttora appare non risolto. Io cerco di dare una nuova interpretazione, questo è l'argomento del seminario di stasera, e la faccio non come ho cercato di fare 20 anni fa quando c'è stato un analogo convegno su Capitini qui in Normale, esaminando tutto il suo periodo del dopoguerra secondo certi parametri abbastanza ampi, e quindi un discorso abbastanza pesante, anche lungo, pubblicato sul Ponte. Lo faccio invece sulla base di due concetti che mi sembrano sintetizzare quell'analisi del 98 in maniera un po' più semplice e che comunque anche più profonda, perché dice in quali punti Capitini potrebbe essere migliorato perché ha dei punti deboli. I due concetti sono quello della giunta e quello della non violenza. La giunta è stata precisata da lui nella Storia della filosofia, quindi c'è una precisa definizione relativamente ai filosofi Kant e Hegel, che vedremo tra poco. La non violenza lui la oggettiva in una maniera fortissima, con un'attività instancabile nel dopoguerra, tutta dedicata alla sua riforma di religione e alla non violenza in generale. La marcia di Perugia Assisi, che abbiamo visto prima nel documentario, è il lascito che lui ci ha tramandato della sua grande attività per la non violenza. Questi due concetti, per di più, hanno la qualità di essere i rappresentativi delle due profezie che Bobbio attribuisce a Capitini, la profezia religiosa e la profezia della sua rivoluzione politica. La giunta, come la sua riforma di religiosità, di religione, e la non violenza, la sua attività politica. Gli altri concetti non sono molto ben definiti, alle volte sono concetti anche strutturali, quindi Capitini ha fatto dei passi in avanti veramente eccezionali, però la difficoltà è di mettere insieme tutto un quadro coerente. Vediamo la giunta, questa parola, che sembra un po' strana a prima vista, perché non è molto usata, e infatti Capitini la usa in maniera completamente da isolato. Sembra una parola tutta sua che sta a fare un giro di discorsi che non ha se non un senso allusivo. In realtà lui dice che a lungo ha cercato in Kant fino a che l'ha trovata. Anche Kant parla di aggiunta e dice aggiunta per una cosa centrale nella storia della filosofia. Voi sapete tutti dagli studi liceali che Kant è il filosofo che pone fine alla ricerca del noumeno, della conoscenza della cosa in sé. Kant arriva alla convinzione che non è possibile arrivare a conoscere la cosa in sé. Quindi la conoscenza ha dei limiti, la realtà non ci è data completamente. Ma, Kant aggiunge, noi possiamo recuperare la realtà con un atto etico, e Kant la chiama questo atto etico la aggiunta etica, ed è il senso che Capitini vuol dare a questa parola.
Questa parola c'è una storia nella storia della filosofia molto importante, perché per chi ogni tanto ha sentito parole tedesche sa che Hegel successivamente questa parola aggiunta la traduce in Aufhebung, trascendenza, ed è l'atto fondamentale che lo spirito assoluto che secondo Hegel muove la storia della umanità compie ogni volta che fa i passaggi della storia. Quindi il concetto di aggiunta non è affatto un concetto secondario, ma nella stessa storia della filosofia è un concetto cruciale per delineare la storia della filosofia da Kant in poi. Quindi, in questo senso, l'aggiunta è ben definita e, se vogliamo tradurla in termini più correnti, l'aggiunta è un trascendere la situazione data. Mettiamo un conflitto, ma Capitini non si riferisce tanto spesso al conflitto, una situazione data negativa nella quale si vuole passare insieme a tutti gli altri, all'altro e a tutti gli altri, ad una nuova situazione. Quindi questa aggiunta è un'operazione opposta a quella del dedurre, del comandare, dell'imporre, di organizzarsi in modo autoritario. Invece è una operazione tipica di chi vuole smuovere dal basso una situazione per farla salire a una situazione nuova, possibilmente risolutiva dell'impasse o della negatività in cui era caduta. Quindi è rivolta a risolvere problemi. La cosa molto interessante è che, se mi date un minimo di autorità di storico della scienza, ci ho dedicato 40 anni di vita, questa parola aggiunta si ritrova negli autori scientifici tra i più importanti. Non tutti, non è Newton che si trova la parola aggiunta, ma si trova in tutti quelli che hanno cercato di formulare teorie non dominanti, teorie scientifiche. La si ritrova in Carnot, Lazar. Non Sadi, quello del ciclo termodinamico, ma Lazar era lo stratega, triumviro della rivoluzione, grande politico che ha percorso tutta la rivoluzione e che ha fondato una nuova meccanica, una nuova geometria e una nuova analisi infinitesimale. Lazar Carnot compie un'operazione sull'analisi infinitesimale in cui lui spiega la genialità di questa grande invenzione della matematica moderna, la più importante di tutte quante, con la parola aggiunta. Per chi sa un po' di analisi, il famoso dx non è un numero che tende a zero, ma è una aggiunta di una variabile continua, perché tutta l'analisi dipende dalla continuità. Aggiungendo una variabile, noi generalizziamo la situazione, il problema quindi viene visto sotto una luce più particolare e come tale può essere più facilmente risolto, ritornando, dopo aver avuto la soluzione, alla situazione iniziale, abbiamo la soluzione in mano con cui risolviamo quel problema particolare. È un ciclo che lui, di ragionamento che lui propone, con il quale lui spiega l'analisi infinitesimale. Il suo libro sull'analisi infinitesimale ebbe 3 edizioni, fu tradotto in tutta Europa, Inghilterra per prima, Germania, Russia, e fu il libro più famoso di diffusione del calcolo infinitesimale come concezione. Non solo, ma questa parola si ritrova in altre teorie, in Lavoisier, in Lobachevsky, in Sadi-Carnot, la termodinamica, in Einstein, il sistema di riferimento è un'aggiunta alla situazione che si sta studiando. Soprattutto in Freud. Freud fa il passaggio dalla psicologia sperimentale, quella che va a studiare i singoli atti da un punto di vista psicologico, alla psicanalisi, nella misura in cui aggiunge al vissuto del paziente i sogni, i quali devono essere interpretati. È su questa aggiunta che Freud lavora per capire il problema del paziente, trovare una soluzione in tema di sogni e poi tornare alla realtà con questa soluzione, per sapere qual è il trauma, chi riguarda, come poterlo risolvere. Allora, questa parola di Capitini è veramente una parola cruciale. Capitini non lo sapeva questo, ma di fatto ha utilizzato una parola eccezionale proprio per fondare teorie. Nulla di strano, quindi, se
Capitini ci lavora sopra per costruire una sua riforma di religione. Qual è il metodo di Capitini? È curioso, ma gli studiosi non hanno notato che appunto nell'ultimo scritto, attraverso tre quarti di secolo, lui dice qual è il suo metodo. Il suo metodo è quello di prendere Hegel, che è un, sappiamo come l'ha chiamato Marx, uno che è basato sulla teologia, e però utilizzare il discorso di Hegel calando i suoi elementi trascendenti nella realtà dei rapporti umani. Questo è il metodo di Capitini. Per cui quella Aufhebung, che era il movimento dello spirito assoluto, diventa un'aggiunta che ogni uomo può dare a una data situazione di rapporti interpersonali. Questo è un esempio. L'altro esempio è il concetto di Dio. La teologia, cioè il parlare su Dio di Hegel, in Capitini diventa la teogonia, il far nascere Dio. Teogonia, far nascere Dio in me e negli altri, e nel rapporto tra le persone. Come vedete, i rapporti rendono immanente tutto quello che in precedenza era stato presentato in termini trascendenti. In questo senso Bobbio dice molto giustamente che il discorso di Capitini è un panpersonalismo, tutto è dentro i rapporti umani, anche il teismo di Capitini, che non è abbandonato del tutto, ma è tutto dentro i rapporti umani, nella misura in cui Dio è in me e negli altri. Se volete, anche un'anticipazione di quella morte di Dio che ha avuto, ad esempio, come teologo famoso Harvey Cox, la morte di Dio in croce, o anche Bonhoeffer ha parlato di morte di Dio, perché? Perché i rapporti umani sono fondamentali, e quindi se c'è un Dio che non si manifesta nei rapporti umani, non ha più valore per il mondo moderno. Non è più il Dio assoluto di Aristotele, che stava nell'empirio completamente distaccato dall'uomo anche dopo la morte, ma è un Dio che in qualche maniera o si fa sentire oppure non è più nella vita dell'uomo. In questo senso Capitini costruisce la sua riforma di religione. Notate quel di religione, non è della religione. Capitini è convinto di fare una riforma che porta a una religione universale, che supera tutte le religioni precedenti. E qui pone dei problemi veramente importantissimi, che tuttora sono problemi per tanta gente che magari abbandonato, siamo in una società ex cattolica in cui la gran parte della popolazione ancora è stata battezzata, ha avuto tutta una serie di educazione cattolica e va cercando invece una sua spiritualità, una sua religiosità. I problemi che cerca di risolvere Capitini sono centrali per questo tipo di ricerca. Lui li ha anticipati in una maniera molto chiara. Come costruire una spiritualità in modo moderno, cioè basata sulle aggiunte dell'infinito e della totalità? Lui ha molto chiaro che una religiosità deve avere questi due parametri in maniera essenziale, e cioè il tu tutti e l'infinito tu. Lui li esprime in maniera poetica, ma molto precisa, infinito e il tu tutti. Infinito e tutti ci sono. L'altro problema, può l'aggiunta che può costruire questa riforma di religione e che implica una fede solo nell'uomo, quando uno fa un'aggiunta nella situazione negativa, ha fede che gli altri gli possano rispondere, non è che si affida una grazia di Dio. E laddove Dio è in tutti, casomai, ma non c'è sopra di noi, può fondare un'intera religione? Lui è rimasto sempre legato alla parola religione, non ha mai usato la spiritualità come sua appartenenza. Quindi lui pretendeva di avere una religione. Allora lui pretendeva anche che questa sua maniera di procedere, immanentistica nei rapporti personali, potesse portare a una vera e propria religione. E infine il terzo problema. Lui vedeva le cose in termini storici e vedeva prima una religione cattolica, poi la religione protestante come grande riforma e poi una riforma che per lui era religiosa, e la mancanza della religiosità era la causa, come ha scritto nel 56, della
futura caduta del socialismo, proprio perché mancava di religiosità, cioè della componente delle convinzioni profonde personali, la religiosità socialista, allora l'ultimo stadio dovrebbe essere, secondo Capitini, quello della religiosità che lui cerca di proporre, una religiosità basata sull'aggiunta e sulla non violenza. È vero questo? Questo è il grande altro problema, il terzo problema che Capitini si pone. Il suo stesso vivere ha dato dimostrazione della sua capacità di proporre novità. Questo è da sottolineare perché noi siamo abituati che i sistemi di pensiero vanno proposti a parole e poi la vita va come va. Invece in Capitini le due cose sono unite. Voglio sottolinearlo con questo parallelo, che è un parallelo con le beatitudini, che non ho trovato in letteratura ma mi sembra molto appropriato, perché non c'è una beatitudine che lui non abbia realizzato nella sua vita, in maniera pesante, a cominciare dalla povertà, da quando fu buttato fuori qua dalla normale, fu ridotto in povertà, andava avanti con le lezioni private ai soli antifascisti, quindi giusto il minimo per campare, e andava a Padova, come diceva il documentario, in bicicletta. Pensate, da Perugia a Padova in bicicletta per fare una riunione con amici. Non mi soffermo sugli altri, l'unica cosa è l'operatore di pace, che secondo me qui bisogna farci una nota, lui non ha mai curato una risoluzione dei conflitti. Era una parola che non esisteva a quei tempi, non si usava quasi, e quindi non lo si può rimproverare in questo senso, però bisogna notarlo perché evidentemente lui come primo non è riuscito a cogliere tutta la novità della situazione. L'importanza del risultato che ha avuto, l'importanza del risultato della sua riforma di religione lo si nota anche quando lo si confronta con altre due riforme di religione, delle religioni, compiute da due grandi non violenti, una è Gandhi e l'altra è Lanza del Vasto. Per tutti e due, per tutti e due, Gandhi e Lanza del Vasto, la non violenza fa parte di un fondo comune di tutte le grandi religioni. Loro concepiscono un fondo comune di tutte le grandi religioni in cui la non violenza è uno degli elementi centrali. Quindi in questo senso la non violenza non è una super religione, né una sottoreligione, né una religione a parte. È un elemento comune a tutte le grandi religioni. Per Capitini, invece, la non violenza porta a una religione che supera tutte le altre religioni. Quindi notate la grossa differenza che Capitini ha nel proporre una sua riforma di religione anche rispetto al Gandhi, che è il grande ispiratore del suo pensiero. Come vedete, quindi, la sua riforma di religione è molto innovatrice e molto profonda. Con questo chiudo l'analisi della parola aggiunta, che vedete che conseguenze a grande raggio ha anche sulla religione e sui grandi problemi delle religioni, e passo all'altra parola, non violenza. Prego. Di una possibilità di capire gli effetti delle nostre parole sull'altro con cui scambio e fermare tutto ciò che crea un conflitto, tutto ciò che crea una non adesione, una non fratellanza, per poi tornare indietro eliminando tutto questo e quindi poi procedere senza questo che ho visto prima. Quindi una specie di identificazione con la preveggenza, con la previsione, con la capacità di non alimentare il contrasto. L'aggiunta può essere intesa in tante maniere. Questa maniera di intenderla come futuro, slancio sul futuro, è esattamente quello che propone Galtung.
Galtung introduce un metodo di una teoria di risoluzione dei conflitti chiamata transient, e tutti gli esempi che fa li fa sempre basandoli su questo fatto, che normalmente noi presi da un conflitto ci sentiamo angosciati, ci chiudiamo in quella situazione, basta riaprirsi a un futuro. L'esempio classico che lui fa è due bambini agli estremi di un tavolo con un'arancia in mezzo. Come va a finire? Allora dici, quali soluzioni? Uno, si litigano, fanno un accordo, fanno un compromesso, cioè, ma di solito nessuno mai mette il fatto che questo arancio ha dei semi, potrebbero essere seminati, ci si può fare un albero e ricavarne tanti aranci. Oppure dare l'arancio alla mamma di uno dei due, farci una bella torta e se la mangiano in pace. E così via. E ce ne sono tanti, investire con i soldi vendendo l'arancio. Un futuro. Normalmente nel conflitto a due che si incastra nel bianco-nero, buono-cattivo, malvagio e positivo, sfugge la possibilità di vedere qualcosa oltre. La giunta comunque è più ampia come concezione. La giunta è un sorriso, ad esempio, in una situazione tesa, perché crea un ponte, crea uno stato d'animo diverso. La giunta è quello che presenta il Vangelo, dare l'altra guancia a chi dà uno schiaffo, un fatto inaspettato, completamente sconvolgente per chi ha aggredito. E cose di questo tipo che permettono di creare un giro diverso di rapporti, di interrompere intanto la catena delle violenze, di creare un giro diverso di rapporti in modo tale da ricondursi a una convergenza, trovare una convergenza in un punto diverso. Lanza del Vasto non aveva questo concetto della giunta, lui proponeva un altro concetto che potrebbe anche essere ricondotto, ma dà anche l'idea in altri termini, di una bilancia a due braccia. E diceva che sulle braccia ci sono i fatti che pesano dall'una e dall'altra parte, e tanto più i piatti sono distanti, tanto più è difficile trovare un punto di equilibrio a questi due piatti. E quindi bisogna risalire a un punto di equilibrio che tanto più sono distanti i piatti, tanto più è in alto il punto di equilibrio. Queste ricerche di qualcosa che non ci sono ancora e che noi dobbiamo cercare di introdurre nella situazione, questa è la giunta. E quindi è un atto essenzialmente di creatività. In Hegel è l'Aufhebung, è la trascendenza che dà lo spirito, che porta l'umanità a tappe sempre superiori. Quindi con questo concetto di aggiunta noi in sostanza usciamo dalla determinazione fissata di una situazione data che è così e non c'è niente da fare, come si dice, per andare a qualcosa che crea un'attrattiva, un'attenzione, una breccia, un ponte che fa uscire dalla situazione chiusa. Vi prego, interrompetemi se qualche cosa non vi è chiara. Allora, finito con l'aggiunta, passiamo alla parola non violenza. Capitini è molto chiaro sulla parola non violenza, anche se non lo dice. Lui non fa che riprendere le riforme che ha fatto Gandhi, sia pur formulandole a maniera sua. Gandhi che cosa ha fatto? È molto difficile trovare nella letteratura un discorso sintetico su Gandhi. Purtroppo quell'unità che vi dicevo prima tra religione, etica e politica, che non corrisponde più nella civiltà occidentale a nulla, perché in generale questi tre settori sono separati nella vita di ciascuno, questo fatto rende molto difficile l'analisi e tuttora Gandhi è un personaggio poco spiegato. Ma è indubbio che sicuramente sulla religione indù lui l'ha riformata. È indubbio che l'etica l'ha riformata con la parola non violenza, perché ha fatto un'etica che fa attenzione alle conseguenze. Non è un'etica di principi assoluti, è un'etica che bada alle conseguenze. È indubbio che ha riformato la politica perché Gandhi fa il discorso anti-machiavellico. E quindi va contro quello che nell'Occidente spesso viene considerato il progresso della politica, la separazione tra etica e politica. Per Gandhi invece bisogna non accettare questo.
Capitini ripete questi tre tipi di riforme, grosso modo, anche se le modifica con parole sue. Ad esempio, per Gandhi la religiosità è fondata sulla ricerca di sé e sulla ragione. Per Capitini è il farsi centro e la cultura filosofica. Corrispondono, ma sono intesi in maniera, con una sensibilità diversa. La parola non violenza introduce alla politica, la non violenza è azione nella società e quindi è uno scontro, anche un'accettazione dello scontro e la capacità di superare questo scontro per arrivare a situazioni nuove. Questa parola non violenza, al seguito di Gandhi, in Capitini, è basata su concetti originali. Capitini, dopo la parola non violenza, non prende a prestito nessun altro concetto di Gandhi, cioè è capace di riformulare questo discorso politico con parole sue. Sono parole da farci attenzione, ma importanti. I valori che prende da Croce, ci torneremo su questo, l'operare dal basso, che è diventato una cosa ormai di un detto comune, solo i movimenti, come diceva anche prima il documentario, noi i partiti, campagne di disobbedienza civile, e questo è un punto molto importante, lui voleva suscitare in Italia una campagna, era fuori dai partiti sotto il fascismo, ma il suo scopo era quello di suscitare una disobbedienza civile globale che con il suo atto di disobbedienza facesse cadere il potere fascista. Nella sua vita non l'ha vista. Però vedremo dopo. L'apertura di ogni istituzione, lui la qualificava se chiusa o aperta, e naturalmente doveva essere aperta per lui. L'omnicrazia, cioè potere di tutti, è una sua invenzione, l'omnicrazia. La coralità nella politica. Come vedete, Capitini è stato capace di riformulare un discorso politico. La sua coerenza personale è indubbia, non c'è, anche gli avversari, come avete visto dal documentario, gliela riconoscono in pieno. Non c'è uno che gli può rimproverare un atto che non sia stato coerente con le sue convinzioni più profonde. Però bisogna ammettere che di stabile ha realizzato ben poco. Ha fatto un movimento non violento e un periodico azione non violenta nella misura in cui Pietro Pinna l'ha aiutato e se ne è fatto carico fondamentalmente. Lui da parte sua ha avuto un giornale fino a che è morto, dal 64, Il potere di tutti, rivolto specialmente agli studenti. Ma poi la sua morte ha interrotto questa attività. Ha fondato la DESPI, che era un'associazione per la difesa della scuola laica e la società vegetariana. In effetti gli sono mancati, e questo bisogna sottolinearlo, perché allora si capisce la sofferenza e la grande difficoltà che ha avuto Capitini nel dopoguerra, in piena democrazia che lui ha cercato di anticipare, che quando arriva invece non gli porta i frutti che lui avrebbe sperato. Primo, non ha trovato un gruppo, non è riuscito a formare un gruppo. Lo dice anche nel suo scritto ultimo che vi citavo prima, non ha avuto persone che gli hanno risposto nella sua riforma di religione e nella sua attività politica. Solo Pietro Pinna l'ha aiutato, ma l'ha aiutato sotto l'etichetta dell'antimilitarismo, non delle sue idee più profonde. Secondo, Capitini, e questo è veramente sconvolgente, non ha avuto notizia di quella cosa che in Italia si è saputa praticamente solo dagli anni 70. I prigionieri italiani dell'8 settembre, circa 700.000 persone, sono state portate anche a tappe forzate nei lager tedeschi e trattati senza la Croce Rossa perché erano i traditori. I internati militari italiani hanno inventato un nuovo nome per non dargli nessun tipo di assistenza. Quando Mussolini è stato liberato e ha fondato la Repubblica di Salò, tutti questi sono stati interrogati se accettavano di tornare in Italia a riprendere i gradi e lo stipendio, a rivedere le famiglie, combattendo per la Repubblica di Salò. È eccezionale, nessuno lo penserebbe degli italiani, che hanno una gran fama anche all'estero di essere persone abbastanza bonaccione ma di poco carattere. Neanche il 10% ha accettato.
Cioè questa gente ha scelto di morire di stenti, sono usciti a 35 kg pelle e ossa, di lavoro forzato, di pallottole vaganti, ma non tornare a collaborare col fascismo. Questa è stata la più grande disobbedienza civile che c'è stata, non in Italia, ma la più importante della resistenza. Perché sappiate che Mussolini al massimo ha avuto un esercito con la Repubblica di Salò di 558.000 unità. Tutti questi erano molti di più. E se Mussolini avesse raddoppiato questo suo esercito, certamente in Italia sarebbe successa una guerra civile generalizzata. Quindi la resistenza nasce prima di tutto in Germania, in termini logici, non in termini temporali. Per questo enorme atto di disobbedienza che ha come unico ispiratore, se per caso c'è stato un ispiratore, in Capitini. Nessuno storico sa individuarne altri. Terza cosa, la mancanza che ha avuto Capitini è che è morto esattamente nel 68, l'anno orribile della non violenza, quando hanno sparato a Martin Luther King, quando hanno sparato a Ted Kennedy, quando Thomas Merton è morto in circostanze misteriose. Leggete Wikipedia e vedrete che quella morte è veramente molto scura. Capitini muore dopo due operazioni, di cui la seconda tutti dicono che era inutile. E lasciamo questo discorso, ma di fatto questo gli ha fatto mancare un forte rapporto con il movimento studentesco, che era quello che voleva l'assemblea, il potere dal basso, tutte parole capitiniane. E quindi avrebbe avuto Capitini un ruolo di un'autorità certamente grossa in quel tempo, che poi dopo sappiamo essere sfociato nel potere operaio, le armi e tante altre cose. La parola non violenza, e questo è un altro aspetto molto importante che ci fa capire più a fondo il pensiero di Capitini, è la introduzione a una nuova maniera di pensare. Perché? Perché la non violenza suggerisce un'etica che pensa tutte le conseguenze violente che sono da negare. È molto chiaro. Non violenza, io devo stare attenti a ogni violenza che possa nascere dalle mie azioni. E non le devo fare. Quindi è una doppia negazione. Non fare le violenze prevedibili. Capitini, guarda caso, ha tante parole inventate da lui, doppie negazioni. Oltre a non violenza, non menzogna, non uccisione, non collaborazione, tutte doppie negazioni. Ora, è un fatto, negli studi logici della metà del secolo scorso, che si è affermato giusto appunto quando Capitini è morto, che oltre alla logica classica esiste una logica non classica, o meglio ce ne sono tante, i computer vanno avanti con tante logiche non classiche, la divisione tra la logica classica e le logiche non classiche è data esattamente dalla legge, non del terzo escluso come di solito si studiava nel passato, ma con più precisione dalla legge della doppia negazione. Se, come si dice di solito, due negazioni affermano, questa è logica classica. Se due negazioni non affermano, questa è logica non classica. Un esempio al di fuori di questo contesto è ad esempio il tribunale che assolve per insufficienza di prove di colpevolezza. E ammetterete che questa frase non è detta a cuor leggero, quindi è una frase pesante che è una frase a doppia negazione. Quindi e bisognerebbe aggiungere che tutte le parole modali come amabile sono parole equivalenti a doppia negazione. Quindi in questo senso è tutta una maniera diversa dalla maniera categorica, affermativa, imperativa da caserma in cui tutto è bianco e nero, o è vero o è falso, quella che introduce la parola non violenza. In questo senso
Io non sono d'accordo a scrivere la parola non violenza tutto attaccato, perché sia Gandhi che Capitini si sono spaventati di questa parola non iniziale, anche perché era il tempo che spesso questa parola veniva confusa con resistenza passiva e dava l'idea di un atteggiamento remissivo che certamente non era né di Capitini né di Gandhi. E quindi hanno cercato in qualche maniera di eliminare le parole che, tra l'altro anche quella pacifista con la quale sono stato qualificato poco fa, che non mi si addice, che è una parola appunto di un pacifismo, cioè di una tensione, che non è invece la parola non violenza che stabilisce una alternativa precisa, anche nel pensare. E quindi in questo senso la parola non violenza non c'è bisogno di attaccarla per farne una parola equivoca che, dove il non non c'è più. Anche perché questa è un'operazione pericolosa. Facendo una parola non violenza tutto attaccato, si va a stabilire una specie di concetto astratto, tipo idea platonica, poco descrivibile, che sta in un mondo superiore, che sarebbe un assoluto. E chiaramente non è questa la non violenza. Infatti la domanda più facile che incontra un non violento è: ma tu se vieni aggredito in un vicolo con uno che ti aggredisce con una pistola, che faresti? C'è una situazione totalmente strana in cui uno dovrebbe applicare una specie di assoluto a questa situazione particolare estrema. La non violenza non è un assoluto, è un metodo. E come tale non chiede la creatività volta per volta, che non può essere preventivata a priori. E come tale quindi non è da equivocare con le idee platoniche, con quelle idee che hanno guidato il pensiero politico occidentale nel mondo moderno. Sono tutte idee inismo, liberismo, socialismo, anarchismo, cioè tensioni, non concrete comprensioni della realtà, concreti programmi, ma tensioni per vincere qualcuno. Mentre invece la non violenza non è una tensione. È una capacità di vivere la vita costruendo delle realtà. Ecco allora il punto. Di fatto Capitini, anche se non era cosciente di questo, ha iniziato a pensare in logica non classica, che è certamente ben di più della dialettica hegeliana. Il primo confronto che si fa con Capitini: ah, usi parole con la negazione, allora tu usi la dialettica hegeliana. Non è vero. Anzi, Hegel per Capitini era da combattere, era contro lo storicismo e non aveva assolutamente un discorso di dialettica tipo. Quindi l'operazione che Marx cercò di fare, di rimettere sulla testa la dialettica hegeliana, praticamente Capitini l'ha capita meglio. Ora però Capitini ha compiuto delle operazioni nel tirar giù, nel calare, come dice lui, le idee hegeliane nei rapporti di interpersonali, le ha compiute fino a un certo punto. Le parole a doppia negazione sono sicuramente tutte parole concrete, non collaborazione, non uccisione, non violenza, sono parole concrete, ma varie altre sono rimaste parole idealistiche, ad esempio i valori, il bello, il vero, ripresi da Croce, chiaramente un filosofo idealista. La stessa parola su cui purtroppo Capitini si è basato molto, la compresenza dei vivi e dei morti, è chiaramente un concetto idealistico. Concepire la compresenza della totalità, non solo dei viventi attuali, ma anche dei morti, di tutti i morti del passato, è chiaramente qualcosa che la mente può solo pensare come atto assolutamente al di fuori della realtà. E così anche altre parole, il tutti, usato spessissimo da Capitini, senza mai essere specificato. Spesso usa nessuno escluso, allora la doppia negazione diventa più concreta, anche Don Milani parla di nessuno escluso. E quindi in questo senso le parole che usava Capitini, se anche nella religiosità potevano essere accettate, il tutti, la compresenza, eccetera, nella politica, laddove bisogna avere un linguaggio comune, oggettivo, tra le persone, non potevano produrre una attività molto più estesa delle singole persone. Questo dualismo in Capitini è riconosciuto da Granese, che nel
nell'introdurre gli scritti filosofici nell'antologia curata da Cacioppo del 77, nota appunto che in Capitini ci sono due polarità: la finitezza, cioè quella dei rapporti tra le persone, e i valori, cioè questo livello superiore trascendente. In particolare, questo è il punto nodale, secondo me, la parola giunta, che pure sarebbe una parola oggettivabile, in realtà non è stata mai inserita in un metodo che Capitini abbia descritto nelle sue opere, in un metodo per risolvere i conflitti. La parola conflitto in Italia entra nel 1956 con Koser, un libro famoso, col quale si capisce che i conflitti non sono necessariamente distruttivi. Allora i sindacati vengono accettati. Prima c'era il periodo della Fiat che assolutamente stangava ogni sindacato. E Capitini ancora non è stato in grado di recuperare questo discorso, né i suoi seguaci l'hanno aiutato in questo. Quindi il suo pensiero politico non violento è sicuramente solo iniziale, non solo perché non ha realizzato grandi manifestazioni come Gandhi, è facile fare il paragone, Gandhi ha fatto la marcia del sale, Capitini non ha mai fatto una disobbedienza civile colossale. Ma non solo per quello, ma anche perché il suo stesso pensiero è rimasto ancora nella fase elaborativa iniziale, d'altra parte ricchissima, perché lui ha recuperato la parola non violenza politicamente, con tutte parole politiche sue, e quindi già ha elaborato molto. Appunto, come notavo prima, il metodo di risoluzione non violenta dei conflitti lui l'ha percepito per allusioni, casomai. La giunta non lo vede come un atto di fede nell'uomo, lo vede così, come parola da utilizzare. La compresenza, usa questa parola vaga per parlare di empatia, di coinvolgimento, eccetera. Una valutazione finale, chiudiamo. Come primo non violento in Europa, Capitini ha saputo esplorare, nonostante avesse vissuto il fascismo, e nonostante nel dopoguerra sia stato isolato totalmente, perché non era di nessun partito, voi sapete che fino a poco fa l'Italia è stata dominata dai due grandi partiti, Partito Comunista e Partito Democristiano, nonostante abbia vissuto in questo periodo, lui ha saputo esplorare un intero mondo nuovo, di cui Bobbio dice che è stato profeta e apostolo. E certamente Bobbio ha calcolato queste parole. Però non è stato capace di precisare il suo pensiero fino a formare un sistema, fino a dare un sistema coerente di idee che gli desse una formula, che gli desse un quadro, un tessuto. E quindi in questo senso le sue parole sono grandi suggestioni, ma il problema di maneggiarle l'una insieme all'altra non è facile. Comunque, la sua elaborazione del concetto di aggiunta fino a formulare una riforma di religione di quella importanza che vi ho fatto notare in precedenza, e la sua elaborazione del concetto di non violenza fino a proporre una politica di potere di tutti e dal basso, che certamente ha avuto una grande influenza nel movimento studentesco, se non altro, certamente lo qualificano come un non violento, il primo in Europa e attivissimo in Italia, che ha cominciato una nuova filosofia di religione, etica e politica. E non è poco, direi. Certo, è solo un inizio. E in questo senso l'Accademia può ben occuparsi di molti temi già sviluppati, terreni già arati, su cui uno si inserisce facendo delle aggiunte, delle chiose, delle manipolazioni. Mentre invece riprendere Capitini, che ha iniziato un discorso nuovo, essenzialmente nuovo, e che bisognerebbe svilupparlo oltre certe difficoltà che abbiamo notato, è un lavoro su cui si perdono degli anni. Ma mi auguro che questo possa essere fatto al più presto. Vi ringrazio della vostra attenzione e della vostra... Ringraziamo il concretamente non violento Antonino Drago di questo
intervento e vi chiedo solo una cosa, io vi passo il microfono quando fate delle domande, parlate al microfono perché viene registrato, insomma, per la cosa, altrimenti le persone che guardano in streaming non sentono. Buonasera, avrei una domanda per il professore. Se c'è della letteratura, o comunque se si è dibattuto, nonostante poi dal 68 in poi, che è stato un momento così cruciale, non c'è stata copresenza, dei legami possibili tra il pensiero di Capitini e l'operare di Ivan Illich. E tutto quello che è stato fatto dalla, diciamo, no, teoria e prassi conviviale, la compartecipazione, il legame con... grazie. La ringrazio di questa domanda. Sono 40 anni che leggo Capitini, quindi non sono un giovincello, ma mi sorprende. E ho conosciuto Ivan Illich, ho letto tante cose di Ivan Illich, l'ho invitato anche a Napoli a tenere seminari. Ma non avevo mai fatto questo rapporto, perché i due percorsi personali sono estremamente diversi. Ivan Illich è un ex prete che attraverso una riflessione sulla Chiesa ha rimesso in discussione tutte le strutture in generale, tutta la civiltà occidentale. Capitini invece viene da un antifascismo, viene da questa esigenza religiosa profonda, tutta sua. Certamente questo è il patrimonio comune, la ortoprassi e non l'ortodossia. Questo è sicuro, perché tutti i non violenti, tutti quelli che hanno cercato di rimettere in discussione la civiltà occidentale negli ultimi tempi, sicuramente sono su questa lunghezza d'onda. Non il ben credere, ma il ben fare, che è fondamentale. Il passaggio che Gandhi diceva a tutti i religiosi del suo tempo. La religione deve passare al ben fare, non a un ben credere. Grazie comunque della domanda. Grazie, ho apprezzato moltissimo. Ho delle considerazioni, per cui magari vorrei sollecitarla piuttosto che farle delle domande, anche perché... diciamo, anche se ho sicuramente un'età diversa, ho letto molto Capitini nel corso degli anni, ho anche scritto delle cose, quindi qualche idea me la sono fatta e su questo volevo farle delle sollecitazioni. La prima è rispetto al liberal socialismo, perché nel discorso che lei ha fatto, di fatto non dico che scompare, ma è un'ombra che aleggia, diciamo, in certi riferimenti che ho visto sulle slide. E a me sembra che in realtà il momento del liberal socialismo di Capitini sia, non dico fondativo, ma sia quello che spiega anche, chiarisce quantomeno, la posizione di Capitini nei confronti del fascismo. Perché è la proposta che Capitini fa nei confronti del fascismo, l'alternativa, l'aggiunta socialista a cui lei ha fatto riferimento prima, comunque si concretizza in una visione liberal socialista diversa anche rispetto a quella di Bobbio, di Calogero, che è ben specifica. Allora, volevo capire se il liberal socialismo da una parte, i COS dall'altra, a cui lui comunque ha dedicato diversi anni e che sono stati qualcosa di eccezionale, diciamo, nell'Italia tra la fine del fascismo e l'inizio della Repubblica, non possano in realtà considerarsi come il portato politico principale dell'opera di Capitini, dell'opera nel senso umana, etico, politico, religiosa, e che quindi si possa dire che in realtà non è soltanto un pensiero che sta all'inizio, ma che è un pensiero che si è fatto prassi già a partire da queste due grandi esperienze, queste due grandi proposte. Questa è la prima considerazione, vado ovviamente veloce, quantomeno una seconda che mi sembra importante, poi chiudo. Rispetto proprio alla questione della prassi, lei ha sottolineato il fatto che ci sono dei termini di Capitini che sarebbero piuttosto idealistici, come per esempio i valori, a me sembra che, diciamo, e la compresenza, ha fatto riferimento a questi due termini.
Però sempre rispetto alla questione della prassi e alla dimensione della trasformazione, dell'autotrasformazione attraverso la pratica, a me sembra, e questo è quello che penso io, ecco, su questo volevo capire se condivide o meno, a me sembra che i termini di Capitini siano un po' dei termini che lei dice poetici, però tra il poetico e il filosofico, perché non vogliono essere, diciamo, slegati esattamente dalla pratica che poi viene fatta di quei termini. Quindi quando Capitini utilizza quei termini, secondo me sta utilizzando dei termini in relazione all'esperienza che viene fatta, che è anche un'altra categoria importante, perché per Capitini, diciamo, è abbastanza centrale il fatto di fare esperienza diretta di quella che è la compresenza e i valori e l'aggiunta, eccetera, eccetera. Quindi da questo punto di vista a me sembra che si debba legare l'utilizzo dei termini e dei concetti capitiniani esattamente al concetto di aggiunta a cui lei ha fatto riferimento, a cui ha dedicato molta parte della sua relazione, perché è proprio in quell'aggiunta, che è esperienza diretta, che quei termini si possono effettivamente poi comprendere, rendere pieni. Quando faceva riferimento all'etica in Kant, e quindi riferimento all'aggiunta a partire da Kant, credo che Capitini si riferisse a questo, un'interpretazione di Kant in un senso, si direbbe sbagliando, esistenziale, ma per capirci, solamente per capirci. La prima osservazione riguarda il liberal socialismo e il COS, su cui io non ho detto niente. Effettivamente è una integrazione molto importante, perché Capitini subito dopo la guerra ha organizzato questi centri di orientamento sociale, ci ha dedicato una grande attività, sperava di proseguire il suo lavoro antifascista in questo nuovo periodo democratico come movimento di popolo. Erano centri dove non si decideva nulla, ma si discuteva tutto, in cui tutte le autorità erano invitate a parlare, a presentarsi, a esporre le proprie posizioni, e tutti quindi dovevano poter discutere di quello che si stava facendo, per avere la piena coscienza della situazione. Liberal-socialismo è la posizione, e lui aggiunge anche indipendente di sinistra, è la posizione che ha avuto per un po' di tempo Capitini. Perché dico un po' di tempo? Perché per me il punto cruciale di questa situazione di collocazione di Capitini nel quadro delle idee del tempo, certamente si riferisce al liberal socialismo che con suo amico Calogero hanno fondato, ma poi Calogero l'ha proseguito, non lui, perché nel 1943, prima dell'8 settembre, ebbero una riunione Capitini e i suoi amici, e Capitini presentò un programma che era un programma che il primo articolo sulla nuova socialità e riforma di religione dell'edizione Naudi del 49, mi pare, ma è stato ripensato nel Natale del 43, ed era il suo programma presentato alla fine di agosto a questa riunione di tutti i suoi amici, in cui lui sperava di creare un movimento non partito. Questo è il concetto di fondo che aveva Capitini, e che naturalmente prendeva da Gandhi, perché Gandhi ha fatto tutto come movimento, autorizzato e istigato dal Partito del Congresso, ma con la sua autorità fondamentale su tutto. Gandhi ha fatto il discorso inaugurativo della liberazione dell'India al Parlamento indiano, dopo il discorso è ritornato nella sua capanna, perché non voleva far parte di un partito né essere eletto in Parlamento. Non voleva lui, che era stato il padre della patria. Quindi questo concetto è molto chiaro. Il partito nasce con la Rivoluzione francese in termini giacobini, per la presa del potere col 50% più 1, e tutto questo come forma politica non veniva accettata da Capitini, veniva pensata come un atto di destra, appunto, di imposizione dall'alto. Quindi per me questo è l'atto che mi sembra che caratterizzi Capitini, per cui poi Capitini, per sopravvivere, doveva pur qualificarsi in qualche maniera, indipendente di sinistra, liberal socialismo sicuramente, per farsi capire nel dialogo che aveva tra queste due grandi
potenze che erano i partiti cattolico e il partito comunista, e quindi doveva minimamente qualificarsi con parole che fossero intelligibili dagli altri. Però nella sua vita lui è stato sempre in queste condizioni di non accettare mai un partito. I COS sappiamo che purtroppo non hanno continuato proprio perché i partiti li hanno boicottati alla fine, perché nel COS questa discussione senza fine di una decisione ovviamente al partito non interessava. I partiti o di destra o di sinistra, quindi la Democrazia Cristiana vedeva male la sua riforma di religione prima di tutto, il Partito Comunista non riusciva a condurre queste assemblee a qualcosa che fosse produttivo in termini della sua politica verticistica stalinista a quei tempi, e quindi chiaramente i COS hanno avuto vita breve. Direi che appunto la posizione di Capitini si chiarisce a questo livello, che è un livello basso. I livelli più alti lui li ha toccati, ma senza mai confondersi con i livelli politici nazionali. Dopo aver fatto la marcia Perugia-Assisi, ad esempio, lui ha dato un segnale preciso, un'azione da movimento, al di fuori di tutti i partiti, con la collaborazione dei partiti che volevano, ma senza coinvolgersi con nessun partito. E poi dopo non l'ha più rifatta proprio per questo fatto, perché ha subito pressioni pesantissime. Lui che era stato eletto il presidente, adesso non mi ricordo la parola esatta, del Comitato della Pace in Italia, non è riuscito a fronteggiare le aggressioni del Partito Comunista, che voleva chiaramente direzionare questo movimento ai suoi fini. In quel momento il Movimento per la Pace era tipicamente sovietico contro gli Stati Uniti, e Capitini si è dimesso alla fine. In questo senso, certo, bisogna ricordarle, la ringrazio che l'abbia fatto, ma la posizione pulita, genuina di Capitini sta a questo livello di movimento e non di più. L'altra osservazione sui concetti ideali, probabilmente sì, questi concetti ideali potrebbero essere rimaneggiati e ripensati, ed è questo che io non l'ho messo avanti. Si potrebbe pensare di riformulare il pensiero capitiniano, superando quelli che si riconoscono come le difficoltà che lui ha avuto, per cercare di completare questa sua operazione di calare, come dice lui, le idee trascendenti di Hegel in rapporti interpersonali e farne un tessuto coerente di idee totale, che sia un sistema. E certamente queste idee, i valori, ad esempio, lui dice produzione di valori, e sfido chiunque a dirmi con chiarezza cosa vuol dire produrre valori quando i valori sono trascendenti. Certamente però, se uno legge Capitini, capisce che c'è un'idea precisa e si può quindi recuperarla in termini più correnti, non legati ai valori che a quel tempo erano la parola fondamentale di Croce, quindi tutti la capivano, ma oggi non la capisce più nessuno. Quindi sono operazioni da fare, io qui propongo questo, che almeno io vedo questo sviluppo di concetti ideali in termini più concreti. Secondo è quello di portare il discorso della giunta fino a diventare un metodo di risoluzione dei conflitti, come praticamente quello che fa Galtung, lo si potrebbe aggiungere tranquillamente, solo qualche raccordo. E terzo, aggiungere la parola quattro modelli di sviluppo di Galtung, che Capitini vede in termini storici. Le quattro epoche che lui vede, la cristiana, la protestante, la socialista e la non violenta, sono i quattro modelli di sviluppo visti nella loro genesi storica. Quindi, passando dalla concezione storicista alla concezione invece contemporanea dei quattro modelli di sviluppo allo stesso tempo, si creerebbe la congiunzione col pensiero di Galton e gli darebbe una forza enorme. Se Capitini, uno potrebbe dire, fosse sopravvissuto fino alla lotta contro le centrali nucleari, quando i non violenti in Italia hanno avuto una concretezza veramente grande, perché in tutto il mondo i non violenti sono stati la maggioranza di coloro che hanno combattuto le centrali nucleari, dagli Stati Uniti all'Italia, alla Francia. Certamente lì Capitini avrebbe sviluppato fortemente il suo pensiero in corrispondenza a situazioni molto concrete
e a problemi come il problema energetico nazionale, che è ancora più chiaro del problema della corsa agli armamenti, della bomba atomica, che sembrano quasi metafisici, tanto sono lontani dall'esperienza quotidiana. Il problema energetico invece ci tocca ogni volta che accendiamo la luce, e quindi come tale ci costringe a una concretezza immediata e a una presa di posizione ben precisa. Purtroppo questa morte ha troncato una grande esperienza. Ringrazio molto della relazione che mi ha introdotto ad un pensiero a me poco conosciuto, lo devo ammettere, d'accordo. E quindi la mia domanda è conversazione è marginale, e mi riferisco quindi a letture ulteriori che vorrei fare dopo magari aver letto questa relazione scritta, che mi auguro presto. Sono quindi di letture, quel granese che è stato nominato nel 77, Alberto Granese, filosofia dell'educazione. Esatto. Ho cosa leggere. E sulla pubblicazione di Luis Cose, The Function of Social Conflict, è del 56 in inglese. In italiano è stato tradotto nel 67 da Feltrinelli, da sociologi. Significa da sociologi del 67, non poteva essere conosciuto da Capitini, perché è rimasto nell'ambito dei pochi sociologi dell'epoca, tanto che i temi della pace la sociologia ne ha trattato molto molto poco fino ad oggi, si può dire, e quindi non lo poteva conoscere. Una cosa un po' meno di margine, quando dici che ispiratore è Hegel, per molti versi sì, e vorrei riflettere poi sulla relazione per farmi meglio l'idea, però Hegel ha introdotto la dialettica convenzionale ortodossa, come la vogliamo dire, mentre ha già presentato una dialettica che è diversa da quella di Hegel, che possiamo chiamare dialettica non conciliatoria, insomma, a parte le parole, su questo credo che convergiamo. Quindi qui c'è una differenziazione da Hegel. Dove l'ha presa e dove fin dove la porta questa dialettica non conciliatoria? Tutto qua. Grazie per la domanda, che però è molto impegnativa, perché Hegel c'ha un uso della logica un po', non so come definirlo, ma insomma lascia molto a desiderare. Nei libri di logica matematica Hegel non ha una buona fama. E chiarire la logica della dialettica in Hegel è un grande lavoro. Marx appunto voleva rimetterla sui piedi, ribaltarla, era insoddisfatto, come lui tanti altri. Il movimento marxista non è riuscito mai a farlo, nessuno del movimento marxista si è mai gloriato di aver ribaltato la dialettica di Hegel. Quindi che cos'è la dialettica di Hegel? È un problema secolare, di due secoli si può dire, non è una cosa semplice. Sì, e come dicevo prima, non è ben formulata, nel senso che anche lì i termini non sono precisi, è utilizzata in maniera molto facilona, l'aggiunta della negazione avviene così un po' a fantasia tante volte, e quindi rende molto difficile il paragone. Ma una cosa è sicura, che questa dialettica è una dialettica con cui procede lo spirito assoluto, che di fronte a due contrapposizioni, est-ovest, crea una situazione che supera questa contrapposizione est-ovest, uno negazione dell'altro, la negazione della negazione porta a un superamento. E questa aufhebung, ma è una aufhebung, dice Capitini, di autorità trascendente, in cui io non ci partecipo, non c'è il soggetto, dice Capitini. Io non lo vivo. Mentre invece l'aggiunta capitiniana è la maniera con cui lo spirito si incarna nella persona. E quindi la trascendenza non è fatta da un ente che
mi vola sopra la testa, ma è fatta da me, dal mio intimo, che si esprime nelle relazioni tra le persone. E quindi in questo senso non è un atto di imperio sul genere umano, ma è una proposizione, è una dialettica conciliativa, una dialettica propositiva. E quindi in questo senso è una dialettica non violenta. Questo detto grossolanamente, ecco, sicuramente sono divergenti su questo punto. E il discorso di Capitini non ci dedica molto tempo su questo, più che per introdurre le sue idee. Anche se tra gli studiosi qualcuno ci ripensa e vorrebbe in qualche maniera legare la grande autorità che tuttora Hegel ha nel mondo accademico, la piccola autorità che ha Capitini nella università. Sì? Aspetta. Scendere un po' all'attualità, no? Qui i giovani ci sono la sera, qui sotto, fanno le manifestazioni con le maschere e i boccalli, seduti in terra, per dimostrare che la città va vissuta, però qui non ci sono. Quando Pontare è venuto l'altra volta si è lamentato perché avevamo detto che ci sarebbero stati i giovani e non ci sono i giovani. Quindi abbiamo una intelligenza pisana che non manca a questi appuntamenti, no? Io mi chiedo, siamo in una situazione in cui il rapporto fra azione e azione intendo anche presenza in una sala come questa e parola, e intendo invece un gran girovagare di parole che girano tantissimo con nuovi sistemi di comunicazione, è una scissione totale, no? Qui, questo è un problema grosso, perché noi abbiamo la sensazione che le nostre azioni non servono a niente, chiacchieriamo tanto, noi italiani siamo proprio bravi, però non abbiamo questa capacità di dar valore alle nostre parole che poi diventano azioni che hanno valore per gli altri. Questa mi sembra una grande io ti chiedo, Antonino, cosa questo appunto mi ha molto colpito, questo della giunta abbinata alla non violenza, insomma, parlavo della chiara veggenza, nel senso, io se parlo con una persona vedo che siamo facili a provocare l'aggressività della contraddizione. Io ti stimolo le tue contraddizioni, ti prendo in castagna, te sei il mio nemico, ne parla la televisione e poi non succede niente, no? Questo è quello che vediamo tutti i giorni sui nostri schermi. E poi abbiamo dei governi che avanzano con tatticismi ridicoli che non risolvono nessun dei problemi che abbiamo davanti. Allora io mi chiedo, l'azione politica, l'etica, la filosofia, la religione, tutte cose che sono malamente intessute nella nostra vita, ora non voglio parlare delle persone, insomma Salvini va a giro con la Bibbia, io mi dico, come si fa in maniera non violenta a portare questa barbarie della comunicazione rispetto alla non azione, all'inefficacia, a un tavolo di messa in evidenza del blocco in cui ci stiamo facendo. Non si vuole far partiti, giustamente, i partiti non devono partecipare alla marcia della pace, c'è un personaggio che ci partecipa, secondo me. Insomma. Però ecco, le associazioni, l'associazionismo, le proteste delle varie situazioni gravi che viviamo, la TAP, la TAP, la TIP e TOP, poi si scontrano con una difficoltà a generare cosa? Un movimento, uno si è chiamato movimento, ci ha messo 5 stelle, o poi stanno dimostrando di essere dei prepolitici alla disgrazia. Beh, comunque mi pare che la domanda è abbastanza chiara. La domanda chiara è questa, ecco, come si fa? Quali strumenti ci dà, per esempio, Aldo Capitini per tornare ad una realtà nella visione del futuro che ci costituisce nella nostra azione presente? Questa è una domanda
che sostanzialmente dice cosa significa la non violenza oggi. E bisogna mettere in conto un'analisi della situazione di oggi. Allora, quelli che sono stati detti sono dei sintomi, ma cosa c'è dietro questi sintomi? E questa è la domanda fondamentale, perché i giovani chiaramente esprimono queste, le cose fondamentali che vengono vissute da una società, magari con qualche carica ideale tante volte. Quindi, anzi, i giovani spesso dicono qualcosa di più, ma prima di tutto subiscono la situazione corrente. E qual è la situazione corrente? Forse che non ci sono stati filosofi che hanno detto che sono finite tutte le grandi narrazioni? Non ci sono stati filosofi che tutti i discorsi strutturali non hanno più senso? Che solo il pensiero debole può andare avanti? E che quindi il vivere alla giornata è la legge fondamentale di questo tempo storico? Non c'è forse l'analisi di Bauman, che dice che questa società è diventata liquida, talmente la gente si è staccata l'una dall'altra e vive in una maniera che non si dà ragione della propria esistenza. E i giovani che dovrebbero fare in questa situazione? Stanno seguendo. Ma perché? C'è qualcuno che ha detto che cos'è l'89? Ogni volta che io pongo questa domanda, subito si risponde il crollo del muro di Berlino. Ma, non so, una persona adulta può dire questa frase? Ma perché i muri crollano? Il fatto storico si racchiude in un muro? Cioè, la storia dell'umanità è un po' di pietre e basta, che sono crollate e non si dice perché e per come. Ed è stata la enorme vittoria della non violenza in cui interi popoli in nome di questa parola hanno fatto rivoluzioni colossali in quelle società dove nessuno avrebbe speso 10 centesimi di scommessa per dire che sarebbero cambiate. Piazza Tiananmen è venuta a maggio, è crollata dopo sotto i carri armati. I primi di giugno c'erano le elezioni in Polonia, nessuno scommetteva sulla vittoria di Solidarność. E poi è stata una sequenza che ha trasformato l'Atlante del mondo. La grande nostra coscienza storica di persone istruite con tanti libri intorno a noi, voi vedete, istituzioni formidabili che abbiamo di università, ci fa ripetere la caduta del muro di Berlino. Non c'è il soggetto. Ma vi rendete conto? E voi lo sapete, a proposito del governo, da chi dipende il governo. Ma non possiamo muoverci perché gli investitori non investirebbero più in Italia. Lo spread determina la politica italiana. E chi è lo spread? Se non l'economia finanziaria che nel 2008... ha fatto spendere montagne di miliardi per ripagare le banche che stavano fallendo. Chi comanda? Non è forse Draghi in Europa? Non eletto? Se siamo in un periodo di grande fratello, di nuovo fascismo, chiamiamolo finanziario, ma è fascismo, perché noi non possiamo esprimere una nostra direzione, non possiamo dare un salario di cittadinanza alla gente, non possiamo accogliere gli immigrati, è fascismo. E questo ha delle cause precise. I giovani vivono la giornata, quello che gli hanno detto i grandi soloni della cultura odierna, che non c'è un fine, si sopravvive e basta. E allora perché gliene facciamo colpa? Capitini sotto il fascismo ha saputo reagire, ha saputo analizzare la situazione, perché non è vero che Capitini è nato di quelle idee. Quando era giovane era un nazionalista, era un futurista, che poi si è convertito, come dice lui, nel 17. Ma prima era di idee che poi sono andate a finire nel fascismo. Chiaritesi le idee, ha preso una direzione, ha fatto un lavoro di persuasione in giro nella società fino a creare una soluzione positiva per tutto quello che ha potuto fare ed è quello che uno può fare nella vita.
non può pensare che cambia il mondo. Può certamente contribuire. E di fronte a una situazione del genere, la prima cosa che io dico che bisogna contribuire a modificare è questa maledetta frase di crollo del muro di Berlino, che se ha uno scopo è quello di tacitare la coscienza dell'Europa che è stata salvata da uno sterminio di 200 milioni di persone per uno scontro nucleare, a primo colpo 200 milioni di persone, dalla non violenza dei popoli e non di un capo né religioso né politico. Tutto questo sfugge all'Accademia, perché i popoli non esistono. Andate a scienze politiche qui all'università, non esistono i popoli. E la non violenza non esiste nella cultura accademica. E dopodiché è chiaro che ci fanno dire il crollo del muro di Berlino. Non c'è soluzione di altra frase. Però questo significa la miseria in cui viviamo con i nostri giovani. Allora, prima risposta è dirgli che noi sappiamo che non è vera la narrativa che ci viene presentata, che tutto va bene salvo qualche cosa. No, va male soprattutto nella cultura. Non so se rispondo a sufficienza, ma certo la domanda è ben grossa. Va bene, se non ci sono più domande, io mi dispiaccio di una cosa, che evidentemente la scuola normale non è riuscita a fare in tempo a stampare queste... Ah, ma qualcuno ce l'aveva? Le diapositive? Eh? Ah, ecco, sono sul tavolo. Voi potete avere almeno la sintesi, quella che avete visto, la potete avere, potete prenderci spunti e quindi in qualche maniera vi rimane come ricordo. Ah, sì? Io vorrei soltanto ringraziare per lo stimolo che ho ricevuto a conoscere meglio questa persona, questo giovane, che sicuramente, come ha detto lei, per cui anch'io ho questo rammarico che sia venuto a mancare molto presto. Però, credendo nella vita eterna, credo che sta operando moltissimo. Ma con presenza? Ecco, sì, la sua parola chiave, infatti, anche da morte. Mi rammarica pure il fatto di essere arrivato poco in ritardo e quindi temo che mi sia persa la presentazione della figura, della biografia, però è un impegno che mi prometto di fare. E magari il fatto che lui è venuto a mancare nel 68. E in lui, in quello che ho sentito io, c'è sicuramente l'anelito e la spinta che poi ha portato nella Chiesa alla realizzazione di tutti quei documenti, delle costituzioni della Chiesa, che ha portato appunto a tutto quello in cui che rivedevo nelle sue cioè nel suo pensiero, e tutto ciò che viene dal basso. In effetti c'è questa sinodalità che già all'inizio quei documenti furono molto non furono molto graditi dagli ecclesiastici, diciamo, no, per chiamarli, e tuttora infatti si ribadisce che non c'è bisogno di un altro concilio, perché c'è bisogno ancora di mettere in pratica tutto quello che è stato stabilito. Ed è veramente una innovazione, questa nuova religione nel senso di novus, cioè ultima, non qualcosa di diverso, ma di ultima, perché già il novus era stato già Gesù Cristo stesso a portare quell'aggiunta che dice: è stato detto, avete udito, ma io vi dico, no? E quell'aggiunta, come lei ha fatto cenno anche a quella, voltare l'altra faccia, voltare l'altra faccia non è farsi dare un altro schiaffo, ma mettere l'altro in condizione di usare l'interno della mano, quindi diciamo compromettersi, rendersi impuro, ma guardare l'altro in faccia. E quindi
non so se lei mi può aiutare a capire se il giovane Capitini abbia studiato, abbia conosciuto i documenti del Concilio Vaticano II che hanno ribadito appunto questa universale, questi caratteri di sacerdozio, di questa ministerialità del cristiano con il battesimo. E quindi io prima di tutto in lui vedo questa grande risposta, questa grande religiosità, che la religiosità non è un insieme di cose, ma è una risposta a una proposta. E quindi lui ha dato l'essenza dell'essere cristiano, questa povertà in spirito che lui ha messo in atto, no? E quindi non so se può rispondere. È una domanda molto interessante, perché il rapporto tra Capitini e la Chiesa Cattolica è stato turbinoso, perché dall'inizio lui si è messo con un prete espletato, dopo il dopoguerra, a Tartaglia, a fare questi centri di religiosi, orientamento religioso. E questo naturalmente sollevava problemi per la Chiesa Cattolica del tempo, completamente chiusa, figurarsi nel dopoguerra. E quindi lui è stato in qualche maniera un po' la testa, come dice anche Balducci nel documentario, un po' la testa d'ariete dei laicisti contro la Chiesa che era totalmente chiusa. E quando è venuto il concilio, Capitini ha preso una posizione un po' curiosa. Ha scritto un libro, Severità contro il concilio, severità verso il concilio, lui non scrive mai contro, severità verso il concilio, che proverava di fondo una cosa precisa: il concilio non ha posto fine alla guerra. Cioè lui, come non violento, si aspettava che la riunione di 2000 vescovi di tutto il mondo per la prima volta avesse questo risultato storico di dare una fine alla guerra. Sappiamo che il concilio ha condannato solennemente la bomba atomica, ma l'uso solamente, non il possesso. E di questo Capitini è rimasto molto deluso. Quindi questo libro successivo al concilio ha visto il concilio male. Ma se voi leggete, e io ve lo consiglio come prima lettura per chi non conosca Capitini, l'ultimo scritto di Capitini, Attraverso due terzi di secolo, sono 16 pagine, è una sua autobiografia, fatta nel suo stile veramente colloquiale, veramente grandemente umano. Lui, a proposito del concilio, dice: prima c'era la Chiesa, è risorta dal modernismo vincendo, è risorta contro tutta una serie di lotte che ha avuto in precedenza, vincendo sempre, anche con il concordato. Ma adesso, dopo il concilio, altro che modernismo, altro che dogmi, cioè il mondo cattolico si è svegliato, e nel senso che dicevo io praticamente. Cioè lui, infatti, anche il suo libro Severità verso il concilio lo chiude dicendo: il vertice della Chiesa non ha posto mano ai problemi veramente profondi che abbiamo in questo tempo. E in questo senso anche noi cattolici diciamo che oggi ancora il concilio deve essere sviluppato, ma a voi cattolici vi auguro di lavorare alla base per portare avanti tutti i temi che non sono stati risolti dal concilio. Quindi ha una posizione che non ha capito subito il concilio, perché l'ha visto come una manovra troppo di vertice. All'inizio era partito esattamente così, però poi dopo si è reso conto che di passi se ne erano fatti, e lui probabilmente avrebbe avuto un atteggiamento un po' diverso successivamente. Grazie della domanda. Grazie a tutti voi, buona serata, vi invito al prossimo seminario, che sarà appunto con il professor Fabris dell'Università di Pisa, e presenterà Capitini sotto un'altra angolatura. In questo senso sarà bello vedere diverse angolature. Grazie a tutti, buonasera. Potete prendere i fogli appunto con le slide che ha proiettato Antonino Drago, e anche il programma dei prossimi seminari qui fuori al tavolo a destra. E c'è un rinfresco davanti in sala del Gran Priore.